Questa mattina, martedì 6 febbraio, nella palestra della scuola media Carlo Levi a Borgaro Torinese, si è tenuta la manifestazione contro il bullismo, fenomeno che ormai è sempre più frequente nel mondo odierno. Hanno preso parte a questa giornata le classi prime e seconde della secondaria di primo grado di Borgaro. L'evento è stato organizzato dal Comune e dall'Assessorato all'Istruzione con in testa l'assessore Marcella Maurin, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Alle 9.30, dopo l'ingresso dei ragazzi nella palestra, Silvana Papandrea, componente dell'associazione Sollievo Onlus, ha aperto la giornata con un discorso introduttivo, durante il quale ha spiegato i dettagli dello spezzone del musical presentato Accadde per strada, un modo per indicare tramite gli spettacoli una soluzione ai problemi dei giovani d'oggi. Il brano eseguito è stato scritto da Manuela Zirpoli, che insieme ad altri ragazzi fa parte della compagnia Anima Libera. Quindi si è svolta la presentazione del libro di Federica Savarese dal titolo Lottare per un sogno. Anche il comune di Mappano aderisce all'iniziativa nazionale contro il bullismo. Infatti domani, mercoledì 7 febbraio, sul municipio, sarà esposto un nastro blu, colore del telefono azzurro, fondazione a cui i minorenni si possono rivolgere in caso di violenze. Questo a rappresentare che il comune è contro qualsiasi forma di prevaricazione, compreso il cyberbullismo.